Cari amici, oggi celebriamo la festa della cattedra di San Pietro e la liturgia odierna ci può aiutare a capire un po' meglio la genesi della fede, ossia come nasce la fede. Pietro, infatti, è stato il primo che ha confessato la fede in Gesù. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. L'incontro con Gesù e il seguirlo condividendo la sua vita come discepolo è il punto di partenza del processo della fede. L'ascolto della sua parola, che da una parte annunciava il regno di Dio e dall'altra spiegava e approfondiva il significato dei suoi gesti, a volte miracolosi, è la seconda tappa del processo che porta alla fede. I miracoli di Gesù, segni della sconfinata misericordia di Dio, coinvolgevano emotivamente tutti i presenti, ma suscitavano una eco particolare in Pietro e negli altri apostoli, scatenando in loro gioia ed entusiasmo. Gli apostoli erano felici di seguire Gesù e sentivano che non potevano più fare a meno di lui. Ma questo non bastava. Pietro e gli apostoli dovevano capire in profondità il mistero della vita di Gesù. Per questo le emozioni non bastavano. C'era bisogno della ragione, dell'intelligenza. Dovevano riflettere, meditare, e Gesù li incoraggiava, li spronava. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, ancora non capite. L'insegnamento di Gesù e il sincero impegno da parte di Pietro preparerà l'intervento del Padre, la terza tappa, quel giorno a Cesarea di Filippo, quando Gesù raccoglie gli apostoli di ritorno dalla missione. Che dice la gente che io sia? Chiede Gesù agli apostoli. La risposta fu: la gente pensa che tu sei un profeta o uno degli antichi profeti ritornato in vita. E voi, chiese Gesù, che dite che io sia? Pietro, illuminato dal Padre, rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Cari amici, tutta la vita di Pietro da quel giorno in poi sarà un continuo crescendo nella fede che opera nella carità. La morte e risurrezione di Gesù, la sua ascensione al cielo e l'invio dello Spirito Santo a Pentecoste trasformeranno Pietro e gli apostoli in testimoni del Vangelo, con la missione di portarlo in tutto il mondo. Pietro coronerà a Roma con il martirio la sua testimonianza di fede e di amore per Gesù, il Salvatore del mondo. Tu sei Pietro e su questa pietra io fondo la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Questa è la promessa di Gesù a Pietro e ai suoi successori. Oggi Papa Francesco continua la missione dell'umile pescatore della Galilea e con la stessa fede e lo stesso amore per Gesù chiama tutti gli uomini ad accogliere la misericordia di Dio rivelatasi nel mistero del Verbo fatto uomo. Oggi vogliamo pregare per Papa Francesco perché colmo della gioia dello Spirito Santo instancabile percorra ancora per lunghissimi anni le periferie geografiche ed esistenziali di questo nostro mondo, dove milioni di uomini e donne aspettano la luce e la vita del risorto. È tutto per adesso, ciao e Dio vi benedica sempre.